L'euro si sta rafforzando su tutte le principali valute, il dollaro lo vediamo anch'esso comunque in movimento positivo sulla maggior parte delle valute, il tutto dopo la Federal Reserve, e adesso aspettiamo anche alcuni dati, in particolare quelli dell'arrivo dagli Stati Uniti comunque sul fronte del PIL. Analizziamo insieme il mercato valutario in questa giornata che vede forti movimenti. Sì, diciamo che nel mercato valutario ormai da varie settimane si è un po' aperto il vaso di Pandora e l'ultimo evento è stato quello della Banca Centrale Svizzera, per cui i range e la volatilità a cui dovremmo essere abituati almeno per le prossime settimane sono più elevati di quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, diciamo così, negli ultimi 2 o 3 anni, per cui anche movimenti di un percento e mezzo di range giornaliero nell'euro dollaro diventano un po' più la normalità. Nei mercati interbancari la liquidità è peggiorata parecchio dagli eventi che abbiamo appena nominato, per cui tutto questo fa sì che anche in mancanza di notizie o comunque con pochi driver importantissimi, perché in fondo anche quello che è successo ieri alla riunione della Fed è un non event, cioè non c'è stato un particolare trigger, genera comunque dei movimenti che ci sembrano significativi se paragonati a quelli visti l'anno scorso. Ecco, per quanto riguarda quello che è il rafforzamento adesso dell'euro sulle principali valute, sul dollaro vediamo 1,1310, sullo yen recupera 133,5, sulla sterlina resta ancora sotto 0,75, sul franco svizzero però si porta verso la soglia di 1,04, siamo 1,0378, che sono anche i livelli più alti toccati da quando c'è stato appunto a metà mese comunque la novità arrivata dalla Banca Nazionale Elvetica. Cosa sta succedendo su questo fronte? Potrebbe essere veramente come avevano detto le autorità svizzere proprio dopo appunto la mossa della S&D, che il cambio potrebbe assestarsi intorno alla soglia di 1,10 nel medio-lungo termine? Potrebbe essere, diciamo che lo shock è stato enorme, quindi ci sono stati dei movimenti e la necessità per tutte le posizioni che avevano dei franco-svizzeri dal lato corto, quindi che sostanzialmente soffrivano su questo movimento, la necessità assolutamente di chiudere le posizioni, di prendere le perdite, e questo è quello che è successo nella settimana successiva. Il fatto che nonostante l'acuirsi della crisi greca e una qualche forma di risk aversion che si è sviluppata negli ultimi giorni anche sui mercati azionari, specialmente su quello americano, non abbia generato ulteriori perdite da parte dell'euro, o meglio, ulteriori guadagni da parte del franco svizzero, che è vista quanto mai in questo momento come una valuta rifugio, può essere un sintomo che sotto la parità l'euro svizzera non riesce a stare o comunque non è destinata a stare, se pensiamo che per esempio sul rendimento a 10 anni stiamo parlando di un rendimento negativo ma anche di 15 o 20 basis point per quanto riguarda il titolo svizzero, quindi comunque anche rispetto a un Bund tedesco, per non andare a paragonarlo con la periferia italiano-spagnola, stiamo parlando di differenziali di rendimento di 70-80 basis point, ed è probabile che a certi livelli magari la liquidità che in questo momento è in Svizzera decida di essere impiegata altrimenti, più probabilmente in dollari ma anche magari in euro, quindi non è da escludere che passata la tempesta e in qualche modo tranquillizzata su un pochettino la situazione delle stop loss da prendere, ci siano adesso dei flussi che escono da franco svizzero e cercano dei rendimenti positivi. Inoltre ricordiamoci che la Banca Centrale Svizzera ovviamente non tornerà a mettere un floor o questo tipo di intervento, ma ha sempre a disposizione l'arma di rendere più efficaci sui tassi negativi se lo shock all'economia tedesca e all'economia svizzera, all'inflazione svizzera diventasse, come probabilmente sarà nei prossimi mesi, uno shock importante, e quindi comunque difficilmente loro lasceranno che lo svizzero si rafforzi ancora molto da questi livelli. Battuta invece sul dollaro, dove va dopo quelle che sono state le dichiarazioni della Fed? Continuerà il rafforzamento fino ad un eventuale rialzo dei tassi a metà anno? Alessandro, per concludere, grazie. Il dollaro rimane in una fase di rafforzamento pluriennale. È chiaro che se guardiamo cosa è successo negli ultimi 6 mesi e ancora di più nelle ultime 6-8 settimane, la velocità di rafforzamento contro euro, ma anche contro tutte le valute, è stata fortissima, quindi non ci si può aspettare che si continui di questo passo, e quindi pensiamo che nelle prossime settimane ci possa essere un periodo di alta volatilità ma di consolidamento dei guadagni, e che quindi il dollaro sia una valuta comunque destinata a rafforzarsi ancora nei prossimi mesi e anni, ma magari questo potrebbe non accadere nel breve periodo.
Grazie per questo commento, Alessandro Balzotti, portfolio manager GCI Capital. Buona giornata, grazie davvero per essere stato con noi.